Amici telespettatori di TVA 64, un cordiale buonasera da Ciro De Novembis, Bruno Zapparrata, Anna Santoro e Anna Santoro, il poeta ospite di questa sera. E noi passiamo subito a presentare con un piccolo profilo che è della poetessa Maria Luisa Spaziani. È una poetessa, vero? Sì. Maria Luisa Spaziani. Maria Luisa Spaziani si riferisce in questo modo: Anna Santoro passa la vita a vivere, dice, ma insieme la passa a guardarsi alacremente intorno con gli occhi acuti e a sentire con orecchi così attenti da offrirci nel panorama della poesia di oggi una pietra trasparente e preziosa a multiple faccette. C'è la delicatezza e l'incisività della metafora, l'irruenza e il talento introspettivo, l'orgoglio morale che sboccia nel grido femminista, una sofferta critica sociale e anche venatura insolita, un sapido accenno di umorismo. C'è anche un po' di surrealismo, ma qualche volta di espressionismo. Dunque, Anna Santoro, io ho una domanda che sembrerebbe un poco facile perché va a scavare un poco nel tuo recondito, se non sbaglio. Dall'imprinting culturale familiare alle tue vere creazioni poetiche, attraverso le esperienze politiche, ci puoi raccontare questo viatico? Allora, io provengo sicuramente da una famiglia colta. Mio padre era, come ricordava prima Ciro, professore di università, e quindi diciamo, era una casa piena di libri. Per cui le prime cose che io ho imparato sono state, diciamo, imparare a sapere ascoltare, no? E a saper leggere, cioè a ricevere quello che mi arrivava dalla casa, quindi dai libri. C'era un mio nonno, il padre di mia mamma, che era scultore e pittore, c'era la mamma di mio padre che era pianista, quindi diciamo, era una casa dove si respirava cultura. Però questo poi non basta, perché in realtà, diciamo, andando avanti, io ho vissuto in pieno il famoso 68 e quindi ho messo in discussione, come si diceva una volta e come si continua a dire, una serie di... come dire, di ipocrisie che ammantavano un po' dei valori che poi erano anche reali, perché poi i valori dell'onestà, della giustizia, dell'attenzione, eccetera, erano valori nei quali si nutriva la mia famiglia, ma che nella realtà circostante, diciamo, si vedevano poco. La poesia, insomma, io ho cominciato a scrivere delle cose che chiamavo poesia quando avevo 7-8 anni, perché era come suonare, cioè la poesia, la scrittura, nascono secondo me spontaneamente, cioè sicuramente esiste una parte che è un dono, diciamo così. Io scusa se ti interrompo, continuo a dire che la poesia, giustamente come stai affermando tu, è un talento naturale, ce l'hai o non ce l'hai? Però non basta, cioè in realtà, diciamo, ci vuole questa prima cosa che io poi chiamo la passione. Benjamin parlava dell'incontro tra lo sguardo che guarda e la cosa guardata. Quando si incontrano questi due elementi nasce la poesia. La poesia però poi è anche lavoro, cioè anche attenzione, studio, anche un lavoro sul linguaggio, e anche comprendere che per dire delle cose altre c'è bisogno di un altro discorso, c'è bisogno di un altro linguaggio, e in certi casi usando quest'altro linguaggio tu dici delle cose altre che non avevi ancora formalizzato nella tua testa. Cioè c'è una bella, insomma, citazione, io in genere non cito, però mi vengono in mente adesso, di Ben, che dice: il poeta vuole dire delle cose, perché poi è il discorso che capita continuamente a una donna che ha bisogno, quando noi vediamo un film o leggiamo un libro, il piacere di leggere, noi sappiamo che proviene anche dalla nostra identificazione in un personaggio. Allora, per esempio, per una donna intelligente che vede un film, per una bambina anche, che vede un film di indiani e cowboy, insomma, dove ci sta lui che fa 20.000 cose straordinarie, intelligente, va, corre, ammazza, eccetera, e lei che sta lì, no, e fa soltanto la pia infermiera, e tu sei proprio, sei incerto, perché da una parte io mi sentivo donna e quindi tendevo a identificarmi in queste figure, no, così immobili, dall'altra parte mi sentivo attiva e quindi tendevo a identificarmi in queste figure maschili, quindi come vedi c'era questo problema, e questo è anche nella letteratura,
grandi romanzi della letteratura. Era una contestazione della figura di allora, come veniva presentata, certo, la donna, grosso modo. Oggi la donna viene presentata spessissimo alla televisione come una pupattolina, insomma, no? Si è ritornati negli ultimi anni a mostrare queste ragazze ambre e così via, non so se lo posso, insomma, io sono più apparire che essere, sì, insomma, è un altro prototipo, no, che abbiamo, diciamo, della ragazzina un po' scemina, un po' così, eccetera. Ma anche i ragazzi non ci vanno molto bene, diciamo, sì, e anche i maschi non è che ci vadano molto bene nella televisione. Invece nella realtà i giovani e le ragazze sono molto più simpatici, no? Sono molto più vivi. Dunque da un'Anna Santoro così graffiante, forte, a un'Anna Santoro che diventa poi così dolce, così lirica nella poesia per vivere, per non morire. Aiuto, questi sono i primi tre versi, è una poesia, anche, direi, sì, è molto esistenziale, ma non solo per se stessa, anche per gli altri. Sì. Diciamo subito che il discorso di Anna Santoro si rifà pure a tutto un suo essere appartenuta ad una certa politica che avrebbe magari richiederebbe una trasmissione solo per parlare delle sue attività politiche. Anna Santoro è un personaggio, diciamo, che nasce poeta ma viene fuori da una vita travagliata politica che sarebbe pure molto interessante conoscere, ma noi purtroppo adesso non solo, questa è una trasmissione di poesia. Diciamo che questa poesia è inclusa a pagina 9 nella prima edizione Forum Quinta Generazione che ha edito Anna Santoro e si intitola Percorsi, non percorsi, tutta una parola. Che vuole significare forse quello e pure quello. Allora vi leggo questa qui. Sì. Per vivere, per non morire. Aiuto, denti sbiancati, rossori ai polmoni. C'entra, pasta indurita, calce di vetro, diamante, punte non bastano a scalfirla, magari a romperla solo un'unghia leggera. Per non morire al cinema, al biliardo, al tavolo da pranzo o a quello verde. A letto magari, magari con amore. Per non morire, lavorare e sorridere, credere anche. È facile credere per non morire. Per non morire, essere qui. Ora, per vivere è un'altra cosa. Non ne parliamo, non ne discutiamo tra omelette e soffici spumoni, sangue ai polmoni, pompe ai nostri cuori, capillari scoppiati. Non ne parliamo lavandoci le mani o i piedi. Non ne parliamo più. Avevo detto prima, sa essere così dolce, ma... Ma vedi, io credo, ma ti rispondo molto velocemente perché questo apri con questo un discorso amplissimo, che tutte le forme di poesia, insomma esistono tantissimi modelli di poesia e che la poesia per me è quasi sempre sperimentazione, no? Cioè la sperimentazione significa cercare una maniera diversa di formalizzare. Naturalmente non è detto poi che tutta la sperimentazione sia poesia e quindi dipende di volta in volta, la poesia visuale come la poesia sonora contribuiscono fortissimamente, se si può dire, alla formalizzazione di una poesia di oggi, che c'è un rapporto con la realtà di oggi, però certe volte ti rendi conto che è anche una sperimentazione fino a se stessa, quindi in quei casi... Però apriremo un discorso molto ampio. Noi non lo possiamo, infatti, lo so. Non possiamo aprire questo discorso. Anche perché dobbiamo passare, il tempo è tiranno, sì. Sai, un'ora è tanta, sembra tanta, ma con te vola ed è pochissimo. Per quello che c'è da dire, per quello che soprattutto noi trasmettiamo a chi ci ascolta. La seconda domanda, in un nostro incontro hai affermato che la poesia è stata assassinata, su questo sono d'accordo con te. E non sostituita soprattutto da un altro linguaggio. Insomma, l'attenzione in genere. L'attenzione in genere alla lettura, un modo di fare cultura, un modo di assimilare cultura, sì. Che è stato assassinato, dicessi, sì, tu. Cioè, io trovo che, diciamo, questo delitto che è stato fatto viene fatto da tanti punti di vista, viene fatto nella scuola, per esempio, no? Dove si, fino veramente a pochissimi anni fa, si pretendeva la versione in prosa, che secondo me è una cosa tremenda applicata alla poesia. Si pretendeva appunto la lettura di una poesia senza rispettare i capoversi, quindi questa poesia che perdeva il suo essere una poesia, il suo essersi formalizzato in poesia.
E poi naturalmente dico assassinata la poesia, come in generale la lettura, la letteratura, eccetera, perché non è morta di morte naturale in quanto un altro linguaggio, la musica, l'immagine, che altro, ne ha preso il posto. Perché la parte che della musica e dell'immagine, la parte di questi nuovi linguaggi che ha preso il posto della lettura, è la parte più scadente. Voglio essere un po' più chiara. Già una decina d'anni fa i miei studenti, tanto quelli della scuola che quelli all'università dove io ho lavorato per tanti anni, effettivamente leggevano di meno, però facevano teatro, sentivano la musica anche moderna. Ma scollatura scomposta, sciancata memoria di disturbata passerella. La vita è bella, cantava arrochita, ed io mi smarrivo a farneticare con le dita tra le morbide pieghe di sogni insensati. Torneranno albe chiare. Finita. Vedi, Anna, io dico questo, al di là di un discorso lineare, no? Sì. E delle immagini che sono abbastanza chiarissime per chi ha ascoltato e per chi legge. Io vorrei che tu, ecco, rompiamo un po' gli arcani, che la poesia non si deve spiegare. Io questo esperimento l'abbiamo già fatto altre volte. Insomma. Vorrei che fossi tu, Anna, a dirci le verità recondite magari di questa poesia, al di là di quello che tu trasmetti in modo chiaro. Scollatura scomposta. Se possibile brevemente, perché poi ci devi dire quella poesia da te scritta in napoletano. Ma guarda, brevemente, veramente è complicatissimo, ma però io opto per il brevemente, ma magari rimandando un'altra volta l'approfondimento, cioè, nel senso che io sono convinta che la poesia, come un'opera d'arte, un quadro, una musica, eccetera, il primo elemento è quello dell'emozione. Cioè una persona che ascolta o che guarda un testo, un'espressione di creatività, deve avere abbastanza fiducia in sé di fidarsi dell'emozione che avverte. Secondo me questo è fondamentale. Allora io credo che io faccio delle, come dire, dei richiami, no? La poesia fa spesso, un certo tipo di poesia, diciamo da Baudelaire in poi, fa una serie di richiami che non sono il richiamo connotativo, cioè che immediatamente ti connota, denotativo, che ti denota una situazione, non è un discorso logico secondo il discorso, ma è un discorso che tu per connotativo, che tu per intuisci l'immagine. Allora qua che cosa mi interessava in questa cosa? In questa cosa mi interessava, ci sono delle parole, credo, perché poi, come dicevo prima, quando tu vai a far poesia, vuoi fare delle cose, ma a volte, almeno io, parto anche da una parola che mi affascina. In questa mi affascinava questa parola passerella, che era per me, diciamo, la questione fondamentale, era la questione, diciamo, del rapporto tra la persona che vive e quello che c'è intorno, il mondo. E in questo mondo c'è questo "la vita è bella e torneranno albe chiare", sono parole, sono qualcosa che è un suggerimento, in un certo senso rassicurante, che il resto della poesia, con quel farneticare con le dita che dà il senso della ricerca frenetica, no? Allora è chiaro, io non voglio dare l'idea che chi fa poesia così si mette a soppesare parola per parola, non è così, però è anche vero che fa un lavoro di scomposizione e di ricomposizione del linguaggio, partendo, cioè se io prima dicevo che il lettore si deve affidare, diciamo, al suo gusto in qualche modo. Anche lo scrittore fa questo, anche la scrittrice in particolare fa questo. Vorrei fare un'altra citazione che mi viene in mente. Rilke, rispondendo alle domande di un giovane lettore, il suo famoso risposta al giovane lettore, cioè, che gli mandava delle poesie, gli chiedeva la sua opinione. Rilke gli risponde: se tu fai poesia perché è necessità per te far poesia, quindi il primo elemento è quello della necessità, è già una risposta. Se tu mandi queste cose per avere, come dire, l'autorizzazione di un'autorità, questa cosa non ti serve, perché l'autorizzazione è nella tua necessità, ed è nella tua necessità, ed è nella tua scelta di accettare questa necessità,
lo sforzo che farai di rendere fino in fondo quello che tu scrivi esattamente quello che ti corrisponde. Cioè, nel momento che tu scrivi questa cosa, alla fine ti corrisponde esattamente quello che tu vuoi dire. E non so se sono stata chiara, forse sono un po' complessa. È stata chiarissima, perché volevo dire a Ciro che stiamo stasera stiamo tracciando un autentico documento, un autentico manifesto di come deve essere, di come debba essere fatta la poesia. Anche se io mi rendo conto che effettivamente non si può spiegare tutto. No, non si può spiegare. Non si può spiegare tutto. Però... Ma è come, scusa, sì. È come se tu volessi spiegare perché ti piace il Vesuvio, il mare. Cioè, ma veramente, la poesia è, diceva un mio amico di tanto tempo fa, diceva, la poesia è quella cosa che prima non c'è e poi c'è. Cioè, è nata una cosa che prima non c'era, la poesia, il romanzo, il quadro, la danza, la musica, insomma una qualunque forma. Se riesce a essere una cosa, può darsi pure che queste non sono poesie, voglio dire, quindi questo è il difetto. No, no. Però, garantiamo almeno per quelle che abbiamo sentito. No, però voglio dire, se sono. La poesia è una cosa con cui poi tu fai i conti in qualche maniera. E comunque c'è sempre un microorganismo nel fatto che prima c'è prima e prima non c'è, certo. Dentro c'è sempre un microorganismo, certo. Che poi te la fa, certo. Sbocciare. Certo. Dunque è qualcosa di nascosto che poi esce a seconda l'evoluzione, certo. Di ogni essere, a seconda. Secondo il bagaglio culturale, perché non dimentichiamoci, l'abbiamo detto, le scelte che fa, che la poesia è soprattutto studio anche, perché non può essere mai improvvisazione, sennò si casca nel pressappochismo. Ed ecco, e torniamo a quello che abbiamo detto. Senti Anna, tu hai scritto... No, scusa, volevo ancora raffinare per completare il discorso che stavamo facendo. Diciamo che la poesia non si può spiegare, ma... È come educazione al lettore, forse a viva voce, quella l'iniziativa di cui tu sei l'autrice, sarà importante pure per questo. Però il lettore capirà a modo suo, avrà un suo messaggio da quella poesia. Sì. Vale a dire che magari 10 persone recepiranno quella poesia in 10 modi diversi, sì. Anche se l'autore stesso troverà difficoltà a dire sì, volevo dire questo. Sì, sì, no, quello dice le cose dicendole così, non può dire in un'altra maniera. Certo, va bene, Bruno. Io dicevo, Anna, tu invitata da, diciamo così, un editore che ha fatto una raccolta di poesie erotiche moderne, tu non ti sei sottratta con lo spirito che ti distingue, con la tua apertura mentale che è vasta e immensa, lo hai dato ampia dimostrazione nel tuo linguaggio questa sera. Poi tra l'altro, perché noi stiamo parlando di poesia, è una poesia, quindi diciamo è sempre un gioco sul linguaggio, che naturalmente dice qualche cosa. Io mi scuso per il modo con cui dico questa poesia, forse il napoletano... Comunque. L'avremmo dovuto studiare noi, che siamo più avvezzi a dire il napoletano e dirtela. Però noi preferiamo la voce così, genuina, anche forse un po' impacciata col suo napoletano, che non usa come lessico giornaliero, certo. Per la sua attività. Allora, questa si chiama appunto Ammappusciatamente. Ammappusciatamente ammappusciata sul sofà, amor cazzi in muso. Pensa a te, non agge chiove da impiantar tanzina, come tu fai con me, ma se tu venissimo, io ti facesse pilo pilo, ammappusciatamente ammappusciata sul sofà, amore cazzi in muso, io vengo già. Ecco, Bruno, io ascoltando questa poesia, mi ricordo di una cosa. Vedi, nel suo lessico volevo dire, lei dice cazzi muso, mentre noi diciamo cazzo muso. Di nato in pronuncia, diciamo. No, l'abbiamo detto. Di però, io dicevo questo, quando la poesia è vera poesia. I riferimenti storici sono pure importanti. Questa poesia è dedicata a Eleonora Pimentel Fonseca, che è stata una grande donna rivoluzionaria, che è morta, uccisa. Diciamo dei Giacobini. Sì, esatto, uccisa poi dalla Restaurazione nel 1799. La famosa Repubblica Napoletana, esatto. Della, di Natale, se non sbaglio. Allora, abito in una casa alta, da dove vedo il mare, e a girarmi solo un po' di lato, un presepio di case e colori, e quel castello da dove Eleonora si affacciò, e non pentita, sentì con gran chiarezza ogni speranza svanita. Sentì che aveva perso la partita, e guardò in alto, ad asciugar le lacrime nel vento, giunse le mani, racchiuse il firmamento, sputò 3 volte a terra,
non per scaramanzia, ma per verificare se aveva ancora in bocca la saliva, se ancora era viva. Soltanto essere lieto questa sera di averlo insieme a Ciro De Novellis, e per merito suo, perché lui ti conosceva, io ti conoscevo di nome ma non di persone, ho avuto anche questa fortuna di porgere a degli spettatori veramente un grande spaccato di poesia questa sera. Io vi ringrazio Ciro e Bruno, e volevo aggiungere una piccolissima cosa, poiché abbiamo parlato del progetto A Viva Voce, a futuro remoto, giovedì 26 alle ore 18 c'è una lettura di poesia. Poi c'è invece un incontro, sabato 26, poi giovedì invece, giovedì alle 10.30, che è più dedicato... Diciamo pure dove. Allora, dove? Futuro remoto, che è questa grande... Una mostra ad oltre mare. Sì. E poi un'ora prima di questi appuntamenti c'è un gioco con i bambini. Sì? C'è un gioco con i bambini. C'è anche una chitarra di Francesco Forni. E c'è la chitarra di Francesco Forni. Bene. Signori, noi salutiamo e ringraziamo ancora una volta Anna Santoro, vi diamo appuntamento con il prossimo ospite, alla prossima settimana. Buonasera da Bruno Zapparrata, Ciro De Novellis e Anna Santoro.